Allora, Cristiano Bottone, responsabile in Italia, o insomma attivista in Italia per le Transition Town, e adesso ci racconti tu cos'è il movimento della transizione. Sì, è un esperimento che è nato circa 6 anni fa in Inghilterra, da alcuni ragionamenti che hanno cominciato a fare lassù in merito a questa serie di crisi che si stanno accumulando tutte una sull'altra, che magari adesso sono molto più visibili, ma quando nel 2005 hanno cominciato, 2006, erano cose che si potevano cominciare a prevedere, si capivano un po' meno di come le capiamo adesso. Una domanda che hanno cominciato a farsi in Inghilterra è come mai abbiamo la consapevolezza di esserci infilati in un percorso che tutto sommato non porta da nessuna parte, una specie di vicolo cieco dell'economia e del sistema organizzativo che abbiamo dato alla nostra società. E più o meno dagli anni 70 sappiamo che questo è il percorso che ci aspettava, e dagli anni 70, infatti fine degli anni 60, dagli anni 70, da dopo il report del Club di Roma, sono nati e sono fioriti tutti i movimenti dell'ambientalismo, del tentativo di cambiare il percorso che si stava facendo. Però se facciamo una valutazione a oggi di quello che è stato prodotto da tutto questo lavoro che è stato tentato, è una valutazione molto deludente, nel senso che non siamo in alcun modo riusciti a cambiare strada, anzi forse abbiamo approfondito tutto quello che ci porta in zona di rischio. Tanto che oggi ci troviamo in una condizione paradossale, nel senso che abbiamo quella che molti chiamano, anche molti economisti ormai, e non di area ambientalista, ma economisti classici, chiamano tempesta perfetta. Abbiamo accumulato un danno climatico che, oltre a mettere a repentaglio proprio la nostra stessa esistenza sul pianeta, sta facendo danni economici di proporzioni immense. Oltre al danno climatico, siamo in un'area in cui stiamo finendo tutte le risorse su cui abbiamo appoggiato lo sviluppo della società industriale, prima tra tutti le risorse energetiche di fonte fossile con le quali abbiamo poi creato il danno climatico, ma anche tutte le risorse di tipo minerario si stanno esaurendo, quindi questi fenomeni si sommano. E conseguentemente anche tutto il sistema economico, come ormai è abbastanza evidente, crolla ed è molto difficile da aggiustare. Sapete che abbiamo questi costanti, segnali, che arrivano e dicono no, ma ci stiamo riprendendo, poi dopo, di solito dopo qualche giorno, tutto viene smentito, sia qui che all'estero. Da nessuna parte ci stiamo riprendendo, cioè stiamo tutti quanti soffrendo di questa situazione. Bene, visto tutto questo, qualcuno ha cominciato a chiedersi se non fosse possibile provare a riorganizzare il nostro modo di vivere secondo principi un po' diversi, e soprattutto la domanda più cruciale era come mai abbiamo fatto tutto questo in questo modo, nonostante si capisse che non portava a una situazione positiva. E la cosa interessante è che quando hanno iniziato a farsi queste domande hanno scoperto che c'erano tantissime risposte già pronte, ovvero abbiamo cominciato a sperimentare partendo dal basso, nelle città, semplicemente nella relazione tra le persone, che cosa può succedere quando si cambia il modo di dirsi le cose e di valutare i problemi. E sostanzialmente il meccanismo delle transition town consiste in questo, cioè cambiare il come facciamo tutto, senza preoccuparsi troppo del che cosa facciamo. Stiamo scoprendo che quando cambiamo il come ci relazioniamo, anche il cosa andiamo a fare poi si trasforma. E molte delle cose che fino adesso sono state difficili da fare, perché abbiamo parlato tanto di decrescere, di essere più ecologici, di essere in un migliore equilibrio con l'ambiente, e poi però quando proviamo a farlo facciamo fatica, sembra, però
Però dico sembra perché è ancora un esperimento, magari un esperimento molto grande, però è sempre un esperimento. Sembra che questo percorso ci aiuti a raggiungere questi obiettivi. È sempre molto complicato spiegare questo percorso perché si appoggia su cose che conosciamo poco. Ma in sostanza, in ogni transition town, quello che si prova a fare è seguire questi tre passaggi. Primo, mettere tutti coloro che hanno interesse ad ascoltare questo tipo di argomenti nelle condizioni di conoscere i dati su come è fatto il nostro mondo veramente. E quando si affrontano i dati, la maggior parte di noi, le persone, diciamo così, della strada, i cittadini, ma anche i politici, gli imprenditori, scoprono di avere un'enorme distanza tra quella che è la loro idea di come è fatto il mondo, di come funziona, e quella che è la realtà oggettiva di come funzionano le cose o del punto in cui siamo. Nonostante tutti i mezzi di informazione che abbiamo, sono pochissime le persone che si rendono conto del reale rischio climatico, per esempio, che stiamo correndo. Ecco, la transizione comincia, dice Rob Hopkins, dalla testa, cioè dall'andare a capire che cosa sta veramente succedendo nel mondo. E siccome capire cosa sta succedendo nel mondo fa male, è doloroso, è spaventoso, quello che accade è che dopo i dati quello che entra in funzione è il cuore, ovvero la nostra parte emozionale, perché dobbiamo vivere una certa sofferenza nel capire che cosa abbiamo fatto fin qui. E a che prezzo l'abbiamo fatto? Cioè, che cosa abbiamo dato in cambio, per esempio, del benessere relativo che viviamo nel mondo occidentale? Che cosa è costata quest'acqua che esce dal rubinetto, quell'automobile che tutti prendiamo la mattina? Quando ci rendiamo veramente conto di questo, di solito passiamo attraverso a una fase di sofferenza. Addirittura nel mondo della transizione, è previsto il passaggio attraverso questa sindrome che si chiama Sindrome di End of Suburbia, da un noto film americano che ha cominciato a fare aprire gli occhi al popolo americano sul come avevano costruito la loro società e sul fatto che quel tipo di società non avrebbe retto nel tempo. E un aspetto che è stato fortemente trascurato nel passato è questo passaggio, cioè mettere assieme i dati, la parte razionale dell'essere umano. Quello che possiamo chiamare oggettivo, quello che ci viene attraverso la parte più sana della scienza, del metodo scientifico, con gli effetti emozionali che questo ha sull'uomo. Il meccanismo delle transition town, pone un'enorme attenzione su questa interazione tra la nostra parte razionale e la nostra parte irrazionale. Sapendo anche che la nostra parte irrazionale pesa molto di più di quella razionale, gli uomini non sono animali razionali, sono animali emozionali che ogni tanto riescono anche ad essere razionali. E quello che abbiamo provato come scommessa era vedere se curando questi due aspetti nello stesso modo e con la stessa cura e attenzione si riusciva ad arrivare alla terza fase che è quella che viene chiamata delle mani. Ovvero, una volta che si è attraversate le prime due, quello che succede è che si comincia a fare, perché viene la voglia di modificare la situazione in cui ci troviamo. E non solo, nasce quello che è il vero motore di questo movimento, che è partito piccolissimo e che in realtà ormai è diffuso in tutto il mondo, ci sono migliaia di esperimenti in corso, alcuni dei quali hanno ormai proporzioni considerevoli. Pensate al sindaco di Bristol che prende il proprio stipendio totalmente in moneta locale o dove ci sono centinaia di negozi coinvolti in meccanismi di riorganizzazione dell'economia in cui non si usa più la sterlina ma si usa qualcos'altro. Quindi gli effetti che si stanno così evidenziando attraverso questo tipo di dinamica cominciano ad essere molto interessanti. Bene, il fare è una delle cose che ha impressionato sin dall'inizio di più tutti, cioè curando molto bene l'aspetto dell'avere le informazioni e del gestirle
gestire le emozioni, di dare spazio, accoglienza e tempo alla parte emozionale, vediamo finalmente un fare che è incoraggiante, perché le persone scoprono che non solo questo fare migliora in modo sostanziale la loro esistenza, la transizione dà effetti sul singolo e sul gruppo che io di solito descrivo lussuosi, perché sostanzialmente si finisce per mangiare molto meglio, cose molto più buone, avere più tempo per fare le cose che ci piacciono, sfrondare dalla nostra vita un'immensa quantità di impegni o di pressioni che tutto sommato ci sembrano importanti o ci sembrano parte della normalità, ma che in realtà ci affliggono e ci appesantiscono. E l'altro aspetto di questo fare è che è un fare dotato di strumenti molto potenti, ovvero da subito il movimento di transizione è stato appoggiato da enti universitari, scienziati in tutto il mondo e sperimentatori di vario tipo che portano all'interno di questo tipo di attività e di processo tutto il loro sapere, che spesso è sviluppato in 30 o 40 anni di lavoro, e vi assicuro che provare a fare certe cose con gli strumenti giusti fa un'enorme differenza dal punto di vista dei risultati. Quindi quando le persone devono lavorare in gruppo, se lavorano in gruppo con gli strumenti di lavoro di gruppo giusti, poi fanno un sacco di cose e ci si stupisce che appunto poi vengano fuori questi effetti così forti, no? Sulle comunità in cui, diciamo, un processo di transizione viene avviato. La transizione diventa cose molto pratiche, diventa cambiamenti nella vita personale, diventa il passare dall'automobile alla bicicletta e scoprire che in bicicletta è molto più divertente che in automobile, ma diventa anche creare aziende di tipo diverso, diventa fornire agli amministratori pubblici strumenti che semplificano grandemente il lavoro sempre più complicato di un amministratore pubblico oggi. Chi ha questo tipo di incarico sa che cosa significa oggi doversi barcamenare in una situazione così difficile e complicata, con enormi richieste da una parte e scarsissime risorse dall'altra. Diventa nuovi modi di organizzare la vita sociale, quindi nuovi modi di relazionarsi, diventa scoprire quanto è potente fare le cose insieme, quanto è potente la diversità, cioè teste molto diverse e normalmente le troveremo nemiche nella società normale, che improvvisamente riescono a coagulare le loro energie per trovare soluzioni che sono veramente nuove rispetto alle situazioni che ci sono. Questo è un po' quello che stiamo facendo. In Italia ci sono oggi una trentina di esperimenti in corso. Il posto dove io vivo, Monteveglio, è l'esperienza più vecchia, quindi magari siamo un po' più avanti degli altri, ma gli effetti che stiamo valutando sono simili a quelli che vediamo negli altri posti del mondo. E l'altra cosa molto interessante è che questo tipo di processo, di approccio al cambiamento, sembra funzionare in luoghi molto molto diversi. Ormai ci sono esperienze di transizione in Giappone, in Brasile, in Cile, stanno arrivando i paesi del Medio Oriente, nell'ultimo incontro c'era Israele. È molto interessante vedere come questa cosa sembra di tipo trasversale rispetto al, diciamo, all'impianto culturale del paese in cui si sviluppa. A oggi rimane un grande esperimento, però è uno degli esperimenti che a mio parere, ed è per questo che faccio questo, sta mostrando delle possibilità che altri tipi di approcci non mostrano. Tanto è vero che sempre più spesso il movimento in generale si trova a confrontarsi e a lavorare assieme alle istituzioni. Nel mio territorio, per esempio, le collaborazioni con le amministrazioni pubbliche e con i soggetti istituzionali, gli enti, eccetera, eccetera, sono in forte aumento, perché scopriamo quanto è più potente agire tutti insieme con queste metodologie nuove.
E allo stesso tempo quanto con queste metodologie nuove magari riusciamo a scrollarci di dosso un po' degli schemi più antichi che ci tengono incatenati a quello che facciamo di solito. Quindi si riesce a sciogliere un po' tutte quelle resistenze collegate al fatto che uno è di destra e uno è di sinistra, uno segue quella corrente, quell'altro segue quell'altra, e spesso si perdono di vista gli obiettivi e il senso delle cose che si stanno facendo.